Buona domenica, il 19 aprile sono le ore 12. La comunicazione di oggi ha come oggetto i provvedimenti economici che il Comune ha messo in atto per questa emergenza di Covid. Il primo provvedimento riguarda i buoni spesa. Ne abbiamo già parlato, tante persone hanno fatto la domanda, io vi faccio un report. A oggi i buoni spesa erogati sono 188. Per la media di buono per famiglia è di circa 400 euro. Voi sapete che i buoni spesa partono da una somma che il governo ha stanziato, 240.000 per il comune di Lissone, e che è stata appunto impegnata per acquistare dei buoni dal valore di 10 euro o di 20 euro da poter spendere nei negozi all'interno della città. Sono stati scelti dei criteri, è stata fatta la domanda ai negozianti di partecipare, molti negozi di vicinato hanno partecipato, fruttivendoli, patentieri, macellai, ma anche delle grandi strutture di vendita e delle medie strutture di vendita. Tutta questa rete di esercizi commerciali riceve i buoni, alcuni fanno anche ulteriori sconti, portano anche spese a domicilio. E le persone possono spendere il buono che il comune ha erogato e continuerà a erogare fino alla fine del mese. Molte sono state le domande che sono arrivate attraverso i moduli che possono essere trovati sul sito, scaricati, ma anche presi qua all'ingresso del comune di Lissone. Alcuni buoni non vengono accolti perché sono stati comunque fatti dei criteri, un grande lavoro di impianto dei criteri e purtroppo alcuni rimangono fuori. All'interno di questi 240.000 euro, il 10% pari a 24.000 euro saranno impegnati per l'acquisto diretto di generi alimentari, per fare dei pacchi spesa per le famiglie che non rientrano nell'acquisto, nel buono spesa, che non ne hanno diritto, e anche per altre famiglie. I buoni pacchi spesa vengono distribuiti con una rete di volontariato che ringrazio, fatta da Caritas, da San Vincenzo, dalla Chiesa Evangelica e anche altri volontari che si sono associati per aiutare queste associazioni di volontariato. L'elenco delle persone da aiutare è fatto di concerto al comune, ma anche grazie al supporto di questa rete di volontariato e si confezionano pacchi spesa che vengono consegnati sia in sede delle associazioni, ma anche al domicilio. Io davvero ringrazio di cuore per questo grande lavoro, come ringrazio anche le donazioni di generi alimentari che vengono fatte presso queste associazioni. Donazione di panettieri, di fruttivendoli, sono generi alimentari anche diversi e io davvero ringrazio. La seconda intervento economico riguarda il fondo di solidarietà. Allora, è di due tipi. Il comune ha fatto delle economie di spesa. Voi sapete che il bilancio comunale è fatto, quello preventivo sul 2020, è stato approvato alla fine del 2019, mettendo dei fondi sui vari capitoli. Però con l'emergenza Covid tante attività non sono state eseguite, non abbiamo potuto farle. Una ad esempio su tutti, il carnevale. Quindi c'è stato un risparmio sulle attività che non sono state messe in atto. Come un risparmio è stato fatto sull'inserimento di nuovo personale, non è più stato più possibile fare i concorsi e noi avevamo molte persone che sono andate in pensione e molte nuove assunzioni da portare avanti, che non abbiamo già a partire dal mese di gennaio e febbraio, non abbiamo potuto attivarle e questo ha comportato per il comune un risparmio. Tutto questo risparmio pesa circa 150.000 euro fino ad ora. In più abbiamo avuto anche un versamento da parte di Brianza Acque, il buono che andava a costituire il fondo di Reti Più alle quali abbiamo partecipato come concorso anche l'anno scorso. Ecco, questo è circa 28.000 euro. Anche questo è stato messo in un capitolo apposta insieme all'altro e siamo a circa 180.000 euro
di risparmi che il comune mette a disposizione delle famiglie che hanno bisogno. Un'altra cosa importante, abbiamo delle persone che dicono: ma io posso contribuire, posso versare l'equivalente di una spesa o posso fare il mio contributo, anche se minimo, all'aiuto alle famiglie che hanno bisogno. Allora, per far fronte a questa richiesta dei cittadini, abbiamo pensato di aprire un conto corrente nel quale le famiglie potranno versare. Io andrò a firmare questo conto corrente proprio domani e prossimamente vi darò l'IBAN della banca presso cui è possibile fare questa azione di crowdfunding. Lo Stato poi ha anche dato la possibilità agli enti locali di utilizzare straordinariamente parte dell'avanzo che ogni comune ha. Noi di avanzo ne abbiamo, quindi lo possiamo svincolare, lo possiamo prendere e lo possiamo utilizzare. Il Consiglio Comunale tutto, nella parte di maggioranza e nella parte di minoranza, tutte le forze politiche, stanno ragionando insieme, stavano lavorando insieme. E a capo ci sono i componenti della commissione terza, quella del commerciale, commercio e attività produttive, stanno ragionando insieme per definire i criteri di utilizzo di questa parte di avanzo, che sarà poi ratificata all'interno del Consiglio Comunale, di uno dei prossimi Consigli Comunali. Speriamo che velocemente si arrivi alla conclusione e questa parte di avanzo sarà la parte di avanzo che sarà utilizzata per la ripresa economica all'interno della città, che sarà indirizzata alle attività produttive, alle attività commerciali, alle attività professionali e alle loro famiglie. Ma di questo parleremo più avanti, quando appunto l'iter del Consiglio Comunale sarà stato concluso. Io vi saluto, mi fermo qua, era questo l'intervento di oggi, vi auguro una buona giornata e il proseguo di queste attività sarà illustrato anche con un prossimo video in modo più specifico. Buona domenica!